Ed abbiamo in linea Augusto Verando Tocci, il dottor Tocci, come ogni settimana in giro per l'Italia. Ciao Augusto. Buongiorno a te, buongiorno anche alla Rita. Buongiorno. Allora, io voglio sapere da te, perché me l'ha chiesto la signora Luisa, come si fanno i fiori di zucca, visto che si parla sempre di orto. Allora, insegniamogli un giochino. Che li faccia in questo modo: prende i fiori di zucca, maschili, quelli col gambo. Che vuol dire? Col... E i fiori ci sono di due tipi, quelli maschili che non producono la zucchina e quelli femminili che danno la zucca. Ma come si riconoscono i fiori maschili da quelli femminili? Perché quelli maschili hanno il gambo, tutte le cose maschili hanno il gambo. Ma dentro o sotto? Quella che riattacca la pianta direttamente. Ah, ecco. Allora, mentre la femmina è attaccata direttamente alla zucchina. La femmina fa l'ovario e quindi fa la zucca. Vedi, sa tutto. Allora, questi fiori maschili li prende, sì. Li mette dentro un pezzettino di mozzarella e una fettina di prosciutto cotto, li richiude a mo' di fagotto, rimandando in dentro la punta dei petali. Ok. Poi li prende, ci mette sopra un filo d'olio. Oh. E poi li fa cuocere nel tegame. Quindi senza pangrattato, senza friggere. Niente, solo queste due piccole cose. Una ricetta semplice e da seguire. E poi mi premurerò di fare. Sì, di risentirci. Secondo me è caduto nel premurarsi, è caduto. È ma che razza di collegamenti ci abbiamo? Con i soldi che sai, anche troppo. Questa settimana si fa col piccione viaggiatore.